Appuntamento per Palati Fini venerdì e sabato al Pala Tagliate di Lucca, riservato a tutti gli appassionati di pallavolo femminile e non solo. A livello di B2 vedremo infatti all'opera il meglio, il Gotha, che la categoria possa offrire nel panorama nazionale. Tra le magnifiche quattro anche la Bionatura Nottorini Capanno, riarrivata a questo importante epilogo dopo essersi sbarazzata di interlocutori fortissimi, come ad esempio il San Giorgione di Treviso. Il tasso tecnico delle gare è dunque garantito fin dalle semifinali, che si giocheranno venerdì. La prima, alle 17, vedrà di fronte il Cussien e la futura giovane di Busto Arsizio. Parliamo di compagini di indubbio spessore tecnico e che non a caso sono quasi tutte al comando dei rispettivi gironi, spesso lanciate verso la promozione in B1. Fa eccezione il Cussiena, che dopo essere stato campione d'inverno è scivolato al terzo posto. Naturalmente l'attesa è soprattutto concentrata sulla seconda semifinale, ore 20, che vedrà scendere in campo la Nottolini e il Real Napoli di coach Nello Caliendo. Anche le partenopee sono in testa al loro girone e puntano senza mezzi termini alla doppietta campionato-coppa. Avversario perlomeno scorbutico e molto forte, ma le bianconere sono pronte. Inizialmente coach Beccheroni dovrebbe schierare il sestetto base, ovvero Bresciani, Mutti, Magnelli, Puccini, Roni, Renieri, Libero e Ilaria Miccoli. È una Nottolini che offre ampie garanzie e pertanto si preannuncia una partita anche spettacolare. È atteso il pubblico delle grandi occasioni con massiccia presenza di sostenitori capannoresi. Per la cronaca, lo scorso anno la Coppa Italia fu vinta dalle sarde del capo d'orso Palau, che in finale batterono 3-1 il Volley Parella Torino.